Grazie Presidente. Sì, sicuramente la parte relativa agli anziani è stata una di quegli argomenti che hanno portato anche nella Commissione, quando abbiamo affrontato il piano sociale cittadino, anche i sindacati. Ed è appunto però a seguito di quella Commissione che si è intensificata diciamo, l'interlocuzione con i sindacati, che poi ha portato anche a diciamo, dei tavoli di concertazione su molti temi, tra cui anche uno di questi è appunto il benessere degli anziani. Allora noi ci asterremo su questo ordine del giorno, perché il documento di cui ci parlano è già in corso di lavorazione, quindi è un documento integrativo di quanto realizzato in programma per fronteggiare l'emergenza. Poi per quanto riguarda gli aspetti sanitari, come per esempio i tamponi a domicilio, si attiva il protocollo sanitario a riguardo e quindi poi il coinvolgimento invece degli organismi sindacali è oltre ad essere già previsto dal piano sociale, è anche già attivo fattivamente. Quindi io sono contenta che sia stato recepito questa cosa dai consiglieri di opposizione e sono contenta che anche loro abbiano interloquito con i sindacati, che oltretutto hanno manifestato a noi anche in commissione le loro perplessità ed è appunto per questo che noi ci asterremo su questa cosa, perché l'interlocuzione è aperta e perché questa interlocuzione sta comunque portando dei frutti per il miglioramento del piano. E volevo poi segnalare alla consigliera Montella che di Farmacap, se vede a pagina 60 del piano sociale, la troverà. Grazie.